Reggio Calabria, operazione antidroga nel porto di Gioia Tauro, sequestrati oltre 650 kg di cocaina. Nell'ambito dei presidi di contrasto dei traffici illeciti transnazionali all'interno dell'area portuale di Gioia Tauro, predisposti dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria e dall'Ufficio delle Dogane di Gioia Tauro, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Palmi, le fiamme gialle e i doganieri hanno sequestrato 650 kg di cocaina purissima. In particolare, attraverso una complessa ed articolata attività di analisi e riscontri fattuali su oltre 200 contenitori provenienti dal continente sudamericano, i militari della Guardia di Finanza e i funzionari doganali, con l'ausilio di sofisticati scanner in dotazione, sono riusciti ad individuare la sostanza stupefacente abilmente occultata in un container carico di banane diretto al porto greco di Salonicco. La cocaina proveniente dal porto di Guayaquil in Ecuador è risultata di qualità purissima e avrebbe potuto essere tagliata dai trafficanti di droga fino a 4 volte prima di essere immessa sul mercato, sfruttando alla criminalità organizzata un introito di circa 200 milioni di euro. All'esito delle operazioni, la droga è stata sottoposta a sequestro probatorio e gli atti invitati alla Procura della Repubblica del Tribunale di Palmi, che ha assunto la direzione delle indagini preliminari. Le modalità di occultamento dello stupefacente si dimostrano spesso differenti e sempre in via di evoluzione, obbligando gli investigatori delle Fiamme Gialle a perfezionare di volta in volta le metodologie operative. L'attività di servizio testimonia la costante ed efficace azione congiunta posta in essere dall'Ufficio delle Dogane di Gioia Tauro e dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria per il contrasto al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, con particolare riguardo al porto di Gioia Tauro. Per Teleionio, Bruno Cirillo. È arrivata alla cittadella regionale la fiaccola della speranza. Di questa gioia negli occhi dei nostri uomini speciali, di tutte le forze dell'ordine, tutti coloro che l'accompagnano, i volontari, ringrazio anche la Croce Rossa e vi ricordo, speriamo che non ne abbiate bisogno, ma per qualunque cosa loro sono qui anche per noi. E un applauso grandissimo alla fiaccola dello Special Olympics che arriva in Calabria, arriva nella casa di tutti i calabresi, arriva soprattutto con i nostri ragazzi e atleti speciali. Procediamo subito all'accensione del braciere olimpico. Venite qui dal centro, dovete guadagnare il centro perché ve lo strameritate, il nostro campione. Allora, date fuoco, il fuoco sacro. Applauso. Il nostro Demetrio, il nostro campione, accompagnato dall'amico delle Fiamme Oro, grande. Allora, ora andiamo con il momento ufficiale, perché abbiamo fatto il 15 al momento per loro dopo, a sorpresa, straordinario, percorso di inclusione che veramente ci dà grande speranza. Salite sul palco per cortesia. Allora, maestro Gentile Nicolò. Thank you.
ha un significato simbolico legato alla speranza quale messaggio di positività, una ripartenza all'insegna veramente dei valori dell'inclusione, dell'integrazione, del sacrificio che soltanto la cultura sportiva può promuovere. Quindi questa freschezza dei giovani, sono oltre 1000 gli studenti presenti quest'oggi, hanno risposto all'appello lanciato dal Presidente Occhiuto e da me tutte quante le istituzioni scolastiche calabresi, tutto il mondo dell'associazionismo sportivo e della disabilità, per cui tutti insieme a trasformare questa piazza in un teatro all'aperto per davvero lanciare questi importanti messaggi legati anche ad una stagione diversa che deve essere quella che apparterrà alla Calabria in questo quinquennio. Insieme si può e tutti quanti, comprese tutte le istituzioni che sono presenti quest'oggi legate al mondo della politica, istituzioni civili, militari, religiose, tutte insieme perché crediamo che la Calabria possa rinascere. E i giovani sono il nostro presente, ma lo saranno anche in futuro perché saranno proprio loro la classe dirigenziale e politica che stiamo formando per dare un'opportunità al nostro territorio. Sì, ci sono delle risorse all'interno del PNRR, noi recentemente proprio con l'assessore al ramo Dolci abbiamo invitato e stiamo supportando i comuni perché ci sono importanti risorse legate all'impiantistica sportiva, abbiamo anche delle risorse fondamentali destinate proprio alla edilizia scolastica e lo stiamo facendo supportando proprio i comuni che sono gli enti attuatori del PNRR perché c'è una task force che come regione abbiamo garantito loro perché possono essere accompagnati lungo tutto quanto l'iter procedurale. Noi stiamo anche riprogrammando le nostre risorse per il prossimo quinquennio e quindi stiamo investendo proprio intorno a questo. Il Presidente Occhiuto proprio stamattina lancerà quello che andremo a fare a breve, che ossia quello di destinare allo sport, quindi legandolo all'inclusione sociale, importanti risorse. Quindi è questa la nostra mission ed è questo appunto il nostro obiettivo. Sì, è una bella giornata perché la piazza della Cittadella si popola di vita dopo 2 anni di emergenza Covid che ha impedito manifestazioni del genere. È bello che gli uffici regionali siano frequentati oggi da 1000 giovani studenti. Ancora più bello che ci siano studenti calabresi e studenti ucraini accolti nelle nostre scuole. Desidero esprimere un sincero apprezzamento per il lavoro che ha fatto la vicepresidente Princi, volendo fortemente organizzare questa iniziativa qui, e anche per il Comitato Paraolimpico che ha ottenuto grandi successi in Calabria, dimostrando che gli sforzi che ha fatto producono risultati. È nostro dovere, no, renderci disponibili a valorizzare questi sforzi e oggi stiamo cercando di farlo. Sì, il problema della Calabria, come sapete, non è il problema delle risorse. Le risorse ci sono disponibili anche nei programmi operativi. Il problema è spendere queste risorse nel modo migliore, ma sono convinto che la qualità delle associazioni del terzo settore coinvolte in eventi del genere, ma soprattutto nelle attività che oggi si presentano, e il lavoro dell'assessore Princi dimostrerà che queste risorse si possono spendere nel modo migliore, per cui faremo i giusti investimenti per sostenere e lo sport paraolimpico e le attività legate all'inclusione sociale nelle scuole. 25 aprile a Gasperina, Gallello, Liberazione non è solo un pezzo di storia. Con una corona di alloro al monumento ai caduti in guerra e con il saluto del sindaco Gregorio Gallello, Gasperina ha reso doveroso omaggio ai caduti nella guerra di liberazione del nazifascismo.
una delle stagioni più luminose italiane da quando viviamo l'epopea unitaria, così Gallello nel suo discorso ha definito la liberazione. Il nostro cuore, ha aggiunto, ci richiama ai valori di giustizia, libertà e di democrazia andati a comporre la Costituzione e che siamo chiamati a difendere e testimoniare giornalmente. La corona di alloro in omaggio ai caduti in guerra rappresenta un nobile riconoscimento a chi ha conquistato e si è sacrificato per quei valori. La liberazione, i diritti che ne sono derivati e la Costituzione non sono pezzi di storia, sono un programma valoriale straordinario per il nostro futuro da collocare nel rapporto con gli altri. Poi ha concluso: dobbiamo essere pronti a dire da che parte stare senza esitazioni. Per Teleionio, Anna Maria Colabraro. San Sostene, consegnati i kit del progetto Io Gioco Legale. Io Gioco Legale, un progetto finanziato dal Ministero dell'Interno che ha voluto omaggiare con tanti kit sportivi l'amministrazione comunale di San Sostene, guidata dal sindaco Luigi Aloisio, che alcuni anni addietro ha realizzato questo bellissimo impianto sportivo con tanto di erbetta sintetica in un posto ideale per i giovani sansostenesi. Vicino alla chiesa e soprattutto alle scuole, il campetto di calcio di San Sostene Marina è diventato un punto di riferimento non solo per i ragazzi di San Sostene, ma anche per quelli del comprensorio. E nel giorno della liberazione, con la collaborazione dell'Associazione Proloco, guidata dalla presidente Silvana Gualtieri, è stata organizzata una giornata all'insegna del solo divertimento, che ha coinvolto non solo i ragazzi, ma anche tanti adulti. La sorpresa per i giovani è stata quella di ricevere il kit sportivo, che comprendeva non solo il borsone, ma anche tuta e scarpette, naturalmente gratuite. Ma sentiamo in merito il sindaco Luigi Aloisio e il presidente della Proloco, Silvana Gualtieri. Allora, è stato finanziato dal Ministero dell'Interno proprio questo impianto sportivo per inserire i giovani nel contesto dello sport e nel rispetto delle regole e delle norme. Qualche anno fa l'abbiamo inaugurato. Pochi mesi fa il Ministero ci ha regalato, ci ha omaggiato di queste belle, di questi kit con la scritta Io Gioco Legale, proprio a simboleggiare e non perdere la memoria del perché è stato fatto questo campo, perché è stato fatto questo impianto e perché i ragazzi devono essere inseriti nelle regole non solo del calcio ma di tutto lo sport. Quanti sono i ragazzi che prenderanno questo premio? Ma saranno un 50-60, abbiamo abbastanza diviso, chiaramente i kit erano 24, ma noi abbiamo diviso per singoli lotti in modo che saranno tutti contenti di avere un riconoscimento. C'è pure la collaborazione della Proloco? Sì, la Proloco collabora sempre perché c'è bisogno sempre di un aiuto fattivo per organizzare questi eventi, quindi questo è uno dei tanti eventi dopo Covid che ci faranno riprendere le manifestazioni che sono state sempre costruttive e molto belle a San Sostene e lo saranno per tutto l'anno. C'è anche la collaborazione di Gianfranco e di Lagani? Sì, fanno parte della Proloco, poi loro sono degli sportivi nati, hanno organizzato altre manifestazioni, quindi il loro apporto è stato molto importante. Sindaco, possiamo definire città dello sport San Sostene e una piccola Coverciano questo impianto? Beh, direi troppo, però certamente vogliamo essere una cittadina dello sport, ma soprattutto dello sport, come dice il Ministero, e la Prefettura legale. Sempre vicino ai ragazzi comunque. I ragazzi costituiscono il presente e il futuro, quindi bisogna stargli dietro e soprattutto farli crescere con i sani valori. Sì, abbiamo avuto 2 anni di fermo con questo Covid, ma adesso finalmente io sono nuova, quindi sono il nuovo presidente, e ricominciamo, speriamo in grande, con le nostre attività che abbiamo bloccato per così tanto tempo. Adesso speriamo bene, speriamo di avviarci bene. Il posto di lavoro è una sedia al muro, la denuncia di un dipendente ASP. La richiesta è di lavorare nel ruolo e nel profilo speso negli anni di una carriera avviata a un passo del capolinea. Una storia delicata e complessa, quella che arriva dal distretto ASP di Soverato, in cui una psicologa denuncia le proprie condizioni di lavoro, limitate a una presenza vuota di significato, all'interno di un ufficio in cui a mancarle è persino una postazione di lavoro.
Trascorro le giornate in servizio nel distretto di Soverato, spiega Anna Gullà, psicologa dirigente dell'azienda sanitaria provinciale. Su una sedia appoggiata dietro una finestra e accanto a un armadietto, nella stanza del punto unico di accesso, in cui ci sono altre due scrivanie per altre tre persone. Quando bisogna aprire un armadietto e la finestra, sono costretta ad alzarmi per evitare che le ante mi finiscano addosso. Non ho una postazione né un chiaro incarico da portare avanti. Senza svolgere alcuna attività lavorativa, percepisco uno stipendio di oltre 3.000 euro al mese. Mi vergogno per chi mi ha messo in queste condizioni e non permetterò che la mia dignità di donna, ma soprattutto di essere umano, venga messa sotto i piedi. Tutto è iniziato da un trasferimento dalla sede in cui la psicologa originaria di Vallefiorita ha lavorato per 39 anni all'interno del centro di riabilitazione di Squillace, poi chiuso per mancanza di personale. Quando nel 2018 si paventava la chiusura del centro di riabilitazione di Squillace, continua la psicologa, mi è stato chiesto di trasferirmi a Girifalco, all'interno dell'ufficio ausilio e protesi. L'incarico è stato però contestato perché era per un profilo amministrativo. Io ne ero consapevole, ma opportunamente formata, avevo accettato di dare una mano anche per incarichi allargati che potessero aiutare la struttura. Quando nell'estate scorsa è arrivato un nuovo direttore del distretto, quella posizione è stata contestata e sono stata destinata a una struttura psichiatrica sempre di Girifalco. Qui mi sono scontrata con la mancanza di esperienze e di competenze difficili da acquisire quando hai più di 60 anni, ma il peggio non era ancora arrivato. Per due giorni alla settimana sono stata trasferita al distretto di Soverato, in cui la situazione lavorativa è peggiorata. Mi trovo in una stanza piccolissima in cui ci sono due scrivanie per quattro persone. Nel PUE, in cui la gente si reca per presentare le domande per l'ingresso nelle RSA o per l'assistenza domiciliare. Qui la mia figura fattivamente non serve. Mi hanno trasferito da un servizio in cui lavoravo per parcheggiarmi di fatto in uno in cui non ho nulla da fare. Di lunedì giornata di rientro rimango seduta anche per 10 ore e il giovedì dalle 8 alle 14. Vorrei tornare a questo punto Squillace per trascorrere con dignità l'ultimo anno prima della pensione, in una struttura aperta anche per soli 3 giorni a settimana o nel primo incarico avuto a Girifalco per sentirmi utile. Una richiesta passata per una denuncia per mobbing, archiviata dalla procura per mancanza di prove, e un ricorso pendente al giudice del lavoro. Ora la donna spera che il suo appello non resti inascoltato. Comuni Ricicloni 2021, c'è anche Cardinale. Dopo i 2 anni di pandemia, il comune di Cardinale viene nuovamente premiato da Legambiente come comune Riciclone 2021. Il sindaco Danilo Staglianò e l'amministrazione comunale di Cardinale ringraziano i cittadini per l'ottimo risultato raggiunto anche per il 2021, che pone il nostro comune tra i primi della regione per efficacia del servizio. Gli amministratori sottolineano anche che il riconoscimento ricevuto deve essere da stimolo per noi tutti per continuare in questo processo virtuoso e migliorare ulteriormente i risultati per il futuro. Nato nel 1994, è un appuntamento consolidato a cui aderisce un numero sempre maggiore di comuni che vedono nell'iniziativa di Legambiente un importante momento di verifica e di comunicazione degli sforzi compiuti per avviare e consolidare la raccolta differenziata e più in generale un sistema integrato di gestione dei propri rifiuti. L'iniziativa di Legambiente, patrocinata dal Ministero per l'Ambiente, premia le comunità locali, amministratori e cittadini che hanno ottenuto i migliori risultati nella gestione dei rifiuti, raccolte differenziate avviate al riciclaggio, ma anche acquisti di beni, opere e servizi che abbiano valorizzato i materiali recuperati da raccolta differenziata. A partire dall'edizione 2016 del concorso, l'accento è stato sui comuni rifiuti free, ovvero quei comuni a bassa produzione di rifiuto indifferenziato destinato a smaltimento. La valutazione del sistema di gestione dei rifiuti avverrà pertanto sulla capacità del sistema di gestione di contenere e ridurre le quantità di rifiuto destinato allo smaltimento. Le classifiche sono stilate su base regionale. Per ogni regione vengono definiti i vincitori assoluti per 4 categorie: comuni sotto i 5.000 abitanti, comuni tra i 5.000 e i 15.000 abitanti, comuni sopra i 15.000 abitanti e comuni capoluogo. A questi premiati si aggiungono i vincitori per ogni categoria merceologica di rifiuto e i vincitori della speciale categoria 100 di questi consorzi, dedicata alla miglior raccolta su base consortile. Vengono inoltre attribuiti a discrezione della giuria diversi premi speciali. Per Teleionio, Anna Maria Colabraro. L'inchiesta Itaca Friboat sul porto di Badolato fornisce ulteriori dettagli sui rapporti del clan, la rivalità fra Vincenzo e Maurizio Gallelli. La notizia è riportata dalla Gazzetta del Sud.
I rapporti fra il luogotenente dei Gallaci Abbadolato, il boss Vincenzo Gallaccio e Maurizio Gallelli, detto Campione, affiliato di spicco della Cosca, non erano idilliaci, anzi, emerge dalla sentenza con cui la Cassazione ha rideterminato per quest'ultimo la pena da 16 anni a 15 anni e 8 mesi a conclusione del processo scaturito dall'inchiesta Itaca Friboat, che ha indagato sul porto di Badolato e sugli appetiti della criminalità locale. I giudici hanno ripreso le dichiarazioni del pentito Antonino Belnome, che ha riferito agli inquirenti che fra Vincenzo e Maurizio Gallelli, entrambi presenti alla festa di battesimo del figlio Andrea, cerimonia rispettata perché da poco era stato ucciso il boss Carmelo Novella, era in atto una sorta di competizione, perché entrambi ambivano a primeggiare quelle referenti di Vincenzo Gallaci, nel territorio di Badolato. Maurizio Gallelli era pienamente inserito nel contesto della consorteria, tant'è che sempre Belnome ha ricordato la sua partecipazione alla riunione in cui si deliberò l'omicidio di tale Fiore. Una circostanza rilevante alla luce del fatto che normalmente una decisione di tale portata impone di escludere coinvolgimenti occasionali ed estemporanei, prevedendo al contrario una partecipazione diretta e fattiva al sodalizio. In occasione di un matrimonio festeggiato in un ristorante di Guardavalle, un gruppo di invitati si appartò in un magazzino e consegnò a Maurizio Gallelli un fiore. Nel 2007 Gregoraccio, un altro imputato del processo Itaca Friboat, lo indicò a Mario Grossi, quale possibile nuovo referente territoriale da coinvolgere nella gestione della sicurezza del porto mediante l'assunzione di un suo zio come guardiano, in considerazione del declino di Vincenzo Gallelli, che era rimasto vittima di un tentativo di omicidio e della leadership emergente del Campione. La capacità intimidatoria di Gallelli, il suo controllo serrato del territorio sono stati ravvisati anche nei fatti connessi alla gestione del Global Service, che forniva i servizi al mega condominio dominato Villa Collina, meglio conosciuto come Residence dei Danesi. La società era intestata alla moglie di Gallelli, ma di fatto era gestita da lui. A seguito della risoluzione del contratto tra Global Service e Villa Collina, si verificarono una serie di danneggiamenti, tra cui la rottura di impianti e la deliberata distruzione di alcuni giardini, nonché la defezione di molti artigiani che avevano inizialmente accettato di svolgere lavori di manutenzione all'interno del villaggio, quali idraulici ed elettricisti, talora rinunciando perfino al pagamento delle prestazioni già effettuate, che sono state interpretate dai referenti del condominio come uno strumento di pressione per indurli a riaffidare il servizio alla Global Service. Alcuni dipendenti della società, inoltre, caldeggiarono il riaffidamento dei servizi alla Global Service, spiegando ai committenti che gli inconvenienti erano da attribuire alla nuova gestione. Il diffuso e penetrante condizionamento esercitato, scrive la Cassazione, nei confronti dei lavoratori coinvolti nelle attività manutentive del complesso immobiliare, che hanno condotto gli ospiti stranieri a dubitare di vivere in un contesto libero, sostanziano l'aggravante del metodo mafioso, in quanto espressivo in una logica di controllo del territorio perseguita mediante la sistematica sopraffazione attraverso strumenti esplicitamente o larvatamente minatori. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa. A tra poco. Sant'Andrea, l'annuncio del sindaco, erosione costiera, i lavori sono ripartiti. Ieri sono ripartiti i lavori anti-erosione costiera, lo ha annunciato il sindaco Nicola Ramogida, intenzionato a rassicurare i cittadini andreolesi e gli operatori turistici. L'impresa incaricata dalla Regione Calabria ha dato il via alla continuazione dei lavori per il completamento dell'intervento per contrastare l'intervento dell'erosione costiera. Ramogida ha precisato che i lavori sul litorale costiero andreolese sono iniziati con largo anticipo rispetto al cronoprogramma che indicava come data di avvio il mese di maggio e che l'intervento ha interessato anche il comune di Isca sullo Ionio, diminuendo la lunghezza del pennello in modo da favorire i processi di ripasciamento delle spiagge, senza precludere il transito di materiale sabbioso movimentato dalle correnti marine, dal vento e dalle maree verso il litorale andreolese. Nei mesi appena trascorsi, ha dichiarato il sindaco, non abbiamo mai abbassato la guardia, ci siamo continuamente interfacciati con gli uffici preposti della regione, che non hanno mai interrotto il loro impegno per la continuazione e il completamento dei lavori già iniziati in largo anticipo. I lavori contro l'erosione costiera sono una conquista del gruppo Arcobaleno, che assieme agli operatori turistici e ai cittadini ha avviato la pratica dimenticata dalle precedenti amministrazioni.
Tutto ciò, ha puntualizzato Ramoggida, non può essere messo in cattiva luce da una polemica sterile, strumentale e vuota, eppure malegelata, da finta attenzione ai reali problemi del nostro litorale. Determina soltanto un danno all'immagine della nostra spiaggia e dei nostri operatori turistici. Pochi giorni fa il gruppo di opposizione Unire Sant'Andrea, guidato dalla consigliera Brunilde Genco, aveva lanciato l'allarme sulle condizioni della spiaggia e sui rischi per l'imminente stagione estiva, chiedendo che l'amministrazione chiarisse lo stato delle cose ai cittadini. Il turismo lo si protegge non solo con le belle parole, ha continuato il sindaco, ma soprattutto con i fatti e con le opere, e lo si fa affiancando gli operatori che investono nel nostro territorio e che nel tempo hanno dato lustro al nostro turismo balneare. Ramoggida ha quindi ribadito che l'intervento, come da cronoprogramma, verrà ultimato entro la fine di maggio. Facciamo fatica, ha detto, a pensare come sia possibile, senza competenze tecniche, ipotizzare che un progetto così complesso e importante sia poco risolutivo. Ciò nonostante l'amministrazione, ha dichiarato in conclusione il sindaco, non si preclude di intervenire ulteriormente su una questione così complessa. Installata frigo-emoteca computerizzata nell'ospedale di Soverato, potenziato servizio trasfusionale. Potenziato il servizio trasfusionale, l'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, impegnata per il miglioramento del servizio trasfusionale, ha installato nel presidio ospedaliero di Soverato una frigo-emoteca computerizzata, attualmente unica in tutta la Calabria. L'iniziativa si è resa possibile grazie alla sinergia operativa tra il commissario straordinario dottor Ilario Lazzaro ed il responsabile del centro trasfusionale di Lamezia Terme Domenico Fusto, il direttore del Dipartimento dei Servizi Sanitari dottor José Aloe e il direttore medico del presidio ospedaliero unico dottor Antonio Gallucci. La frigo-emoteca computerizzata modello HemoSafe 2, si legge in una nota, permetterà infatti di conservare un'abbondante scorta di sacche di sangue dei vari gruppi sanguigni, compresi quelli utilizzabili nelle emergenze, ovvero RH negativi, che potranno essere cedute ai reparti richiedenti con un sistema di monitoraggio a distanza. Sarà così possibile diminuire drasticamente la necessità di inviare auto mediche da Soverato alla Lamezia e viceversa, abbattere i tempi di consegna e di somministrazione del sangue, aumentare considerevolmente la sicurezza e la salvaguardia della vita dei pazienti. Considerato che oltre 1000 sacche di sangue vengono trafuse ogni anno nell'ospedale di Soverato, è facile intuire quali ricadute possa avere la frigo-emoteca, sia in termini di qualità dell'assistenza sanitaria erogata su questo territorio che di impatto sulle risorse finora impiegate per assolvere tali inderogabili impegni presenti 24 ore su 24, quasi sempre in regime di urgenza-emergenza. Muore al pronto soccorso dell'ospedale di Crotone in attesa di una visita, procura apre un'indagine. La Procura della Repubblica ha aperto un'indagine sul caso della donna di 79 anni, Rosa Macchione, nativa di Scandale, deceduta al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Crotone mentre era in attesa di essere visitata. La donna era giunta al nosocomio con un'ambulanza che l'aveva prelevata a Scandale dopo che si era sentita male. La stessa ambulanza sarebbe arrivata con notevole ritardo, stando a quanto ha dichiarato il marito della donna ai carabinieri. Il sostituto procuratore della Repubblica di Crotone, Andrea Corvino, ha disposto l'autopsia sul corpo della donna per accertare le cause del decesso. Del caso si è occupato il deputato di Alternativa Francesco Sapia, componente della Commissione Sanità, che ha interrogato il Ministro della Salute, cui ha chiesto la verifica, tramite ispettori ministeriali, dei fatti e dello stato dell'organizzazione nel territorio crotonese dei servizi pubblici di emergenza-urgenza. Secondo il parlamentare, la dignità delle persone non può essere graduata sulla scorta dell'età. Soprattutto Sapia ritiene che il caso, passato sotto la lente di ingrandimento della Procura di Crotone, vada approfondito anche in sede ministeriale, del tutto a prescindere dall'accertamento in corso di eventuali responsabilità penali. Per il deputato qui si tratta di capire come funzionano il 118 ed il pronto soccorso che servono l'utenza della provincia di Crotone e quali sono le vere criticità del relativo sistema dell'emergenza-urgenza da risolvere senza ulteriori indugi, con investimenti e provvedimenti adeguati. La vita delle persone è preziosa e non è accettabile che i cittadini del territorio crotonese debbano rischiare per causa di carenze strutturali ormai innegabili. Per Teleionio, Anna Maria Colabraro. Monte Paone sventata l'ennesima truffa dello specchietto. Con l'arrivo della bella stagione, nella confusione si insinua il raggiro che è però ormai conosciuto al punto tale da essere tempestivamente denunciato.
Saltano così i piani di due giovani siciliani di 19 e 22 anni, deferiti in stato di libertà dopo essere stati individuati come i responsabili di un tentativo di truffa. La dinamica è quella conosciuta nella truffa dello specchietto, in cui nella giornata di giovedì scorso i due uomini hanno provato a simulare un incidente stradale nel pieno centro di Montepaone, utilizzando un'automobile con lo specchietto preventivamente rotto, con cui si sono avvicinati a quella della vittima prescelta per lanciare un oggetto che simulasse l'impatto. L'uomo di 67 anni ha però udito il rumore e si è immediatamente insospettito, minacciando di chiamare i carabinieri. La scena non è passata inosservata a una pattuglia della Polizia Municipale di Montepaone, che è impegnata in un servizio di controllo del territorio, ha riconosciuto nella descrizione dei due siciliani quella di altre segnalazioni sospette, impegnandosi a supportare i carabinieri nelle operazioni di individuazione dei due uomini poi fermati. Nell'abitacolo del veicolo in uso ai due ragazzi è stato rinvenuto il bastone semirigido in gomma della lunghezza di 55 cm, utilizzato per provocare l'urto come elemento di prova della simulazione non andata a buon fine. Il procedimento pendente nella fase delle indagini preliminari farà luce sul resto di una vicenda che riporta alta l'attenzione sul territorio, non nuovo a truffe di questo genere. La raccomandazione delle forze dell'ordine è di non cedere a richieste di denaro in contanti, segnalando tempestivamente a carabinieri o polizia municipale ogni automobile sospetta. A favorire possibili truffe le strade più trafficate del Basso Ionio, in cui spesso gli autori di tali raggiri provengono da fuori regione e sono facilmente identificabili per l'atteggiamento restio ad accordarsi con la mediazione delle forze dell'ordine. Spesso le vittime prescelte sono anziani alla guida, che si cerca di cogliere di sorpresa accusandoli di danneggiamenti di cui in realtà non hanno nessuna responsabilità. 'Ndrangheta usavano figlio di 11 anni per spacciare, condannati i genitori. 9 anni e 2 mesi al padre RP e 8 anni alla madre AB. Sono le pene inflitte dal GUP di Milano Alessandra Di Fazio ai genitori di un bambino di 11 anni coinvolto in prima persona nella loro attività di spaccio di droga. La coppia era stata destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare del 12 aprile 2021 insieme ad altre 35 persone, 20 in carcere e 10 ai domiciliari, nell'ambito di un'inchiesta dei carabinieri della Compagnia Duomo di Milano e della Procura distrettuale antimafia sull'esistenza di 3 gruppi criminali, tra cui il clan di Piazza Prealpi, con collegamenti con l'Ndrangheta Regina Serraino di Giovine, ritenuti responsabili di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. Dalle indagini coordinate dall'aggiunto Laura Pedio e dal PM Gianluca Prisco era emerso, tra l'altro, come il ragazzino già da tempo affidato ai servizi sociali in un'occasione aveva accompagnato il padre in Veneto per una consegna e nel suo zainetto di scuola erano stati nascosti 3 etti di cocaina. Con la coppia era finita in carcere anche il duo boss della droga di Piazza Prealpi, Bollate e Quarto Oggiaro. Gabriele Argirò, 45 anni, calabrese di Patilia Policastro, soprannominato Hulk, ha preso 15 anni di reclusione, mentre Domenico Mimmo Iamundo, 43 anni, anche lui originario della Calabria, 6 anni. In totale sono state poco meno di una trentina le sentenze di condanne decise dal giudice tra giudizi abbreviati e patteggiamenti. Per Teleionio, Anna Maria Colabraro. Lamezia, sfruttamento del lavoro. Due imprenditori patteggiano pena di 10 mesi, assolti dal reato di autoriciclaggio. Due imprenditori hanno patteggiato una pena di 10 mesi e 20 giorni di reclusione, con sospensione della pena e non menzione della condanna, a conclusione del processo davanti al Tribunale di Lamezia Terme e al PM Santo Melidona, che li vedeva imputati per aver sfruttato 8 dipendenti della loro attività, arrivando anche a minacciarle di licenziamento se non avessero rinunciato alla metà delle ferie e della quattordicesima. Il Tribunale, recependo la tesi del difensore degli imputati, l'avvocato Francesco Gambardella, ha assolto i due del reato di autoriciclaggio. Il giudice Domenico Riccio ha tenuto conto anche del risarcimento operato dagli imputati in favore delle lavoratrici sfruttate, ammontante ad un totale di circa 120.000 euro. I due imprenditori erano stati indagati a conclusione di un'indagine coordinata dalla Procura e condotta dalla Guardia di Finanza di Lamezia Terme. Nella fase delle indagini preliminari, la Guardia di Finanza aveva anche sequestrato circa 187.000 euro, ritenute inizialmente un illecito profitto ricavato dagli imputati dalle loro presunte condotte di sfruttamento.
Tale denaro è stato dissequestrato dal giudice perché gli imputati hanno fornito prova di aver risarcito le loro vittime. Disposta anche la revoca del sequestro, quindi sia dell'impresa che dei conti correnti che in un primo tempo erano stati sequestrati. Operazione Deep 2 nel Reggino contro inquinamento ambientale, oltre 100 le aree controllate. Operazione Deep 2 nel Reggino, a partire dalle prime ore del mattino e fino alla tarda serata di ieri, nella provincia di Reggio Calabria, circa 300 militari tra carabinieri dell'organizzazione territoriale e per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, coadiuvati per la perlustrazione di aree impervie e acquitrinose da squadre operative dello squadrone eliportato cacciatori di Calabria, con il supporto aereo dell'ottavo nucleo elicotteri CC di Vibo Valentia, hanno dato esecuzione all'operazione. Operazione denominata DEP 2. Circa un centinaio sono stati gli obiettivi controllati in un'area di operazioni che ha interessato la fascia medio costiera ionica, tirrenica e dello stretto della provincia di Reggio. L'operazione segue quella scattata a fine marzo in provincia di Catanzaro, un intervento complesso coordinato in materia ambientale dei carabinieri che ha portato a 13 persone denunciate, 5 siti tra impianti di depurazione, vasche di contenimento, fanghi e attività produttive inquinanti sequestrate. Per Teleionio, Anna Maria Colabraro. Catanzaro, Zettonopoli, udienza rinviata al 23 giugno. È stata rinviata al 23 giugno l'udienza di Gettonopoli, il secondo rinvio dopo la decisione di riunire in un unico maxi processo tutti gli imputati, come era stato richiesto dal collegio difensivo, e dopo che era stata rigettata il GIP la richiesta di archiviazione per tenuità del fatto di alcuni imputati. Ricordiamo che in questo procedimento il Comune si è costituito parte civile. Il rinvio a giugno è stato deciso per ascoltare alcuni imputati che ne hanno fatto richiesta: Manuela Costanzo, difesa da Giuseppe Pitaro, Fabio Celia e Antonio Angotti, difesi da Eugenio Perrone, e Filippo Mancuso, difeso da Francesco Jacopino. Migranti, sbarco a Roccella Ionica, arrivati in 180. Nuovo sbarco di migranti a Roccella Ionica nella Locride. Dopo i 71 profughi di varie nazionalità giunti domenica scorsa, dopo un'operazione di soccorso della Guardia Costiera al largo delle coste ioniche della Calabria, nel pomeriggio di oggi sono giunti in circa 180 migranti di varie nazionalità, ma in prevalenza libanesi, palestinesi e siriani. Tra loro anche 40 donne ed una cinquantina di minori, tra cui una ventina con meno di 6 anni di età. Anche in questo caso lo sbarco ha fatto seguito ad un'operazione di salvataggio compiuta al largo di Bianco dai militari del ROAN di Vibo Valentia e dai finanzieri della sezione navale delle Fialle Gialle di Roccella Ionica. Con quello di oggi sono 9 gli sbarchi nel porto di Roccella in questi primi 4 mesi del 2022. Nei 12 mesi del 2021 solo nella struttura portuale roccellese si erano verificati 49 dei 55 arrivi nel tratto di Costa Ionica della Locride, per un totale di oltre 6.000 migranti. I migranti, prima di sbarcare, si trovavano a bordo di un peschereccio in ferro di una ventina di metri, localizzato a circa 15 miglia dalla costa di Bianco dai militari della Guardia di Finanza. Dalle prime verifiche sembrerebbe che l'imbarcazione sia partita nella notte tra sabato e domenica scorsi dalle coste della Libia. Dopo lo sbarco, i profughi sono stati sottoposti al test del tampone molecolare da parte del personale specializzato dell'azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria. Successivamente, su disposizione della prefettura di Reggio Calabria, sono stati momentaneamente sistemati in una tensostruttura realizzata di recente all'interno del porto roccellese, gestita dai volontari della Croce Rossa e della Protezione Civile. Per Teleionio, Anna Maria Colabrano. Sabato a Badolato Marina, screening con test antigenico per la popolazione. Nei comuni del Basso Ionio Soveratese c'è preoccupazione per il numero elevato di casi di Covid-19, un'epidemia che coinvolge intere famiglie. Molto diffuso anche tra gli alunni delle scuole cittadine, in questi giorni si sono verificati casi molto gravi di soggetti positivi che in modo irresponsabile circolano tranquillamente per le vie cittadine, frequentando i locali incuranti del pericolo di trasmissione del virus. Per salvaguardare la popolazione, l'amministrazione comunale di Badolato, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, Comitato di Catanzaro, Unità Territoriale di Badolato, ha organizzato presso la sede comunale ex carcere uno screening con test antigenici per la popolazione, che sono previsti per sabato 30 aprile 2022 dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15:30 alle ore 19. Ancora una volta il sindaco Nicola Parretta ha sollecitato i cittadini all'uso della mascherina in ambienti chiusi e affollati, ristoranti, bar, supermercati e feste.